ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Vuoi la pace? Sii sempre grato. Vuoi la pace? Sii distaccato dalle cose e dal possesso. Vuoi la pace? Impara a ragionare solo per perdono da chiedere a Dio e perdono da offrire ai fratelli in ogni più piccola occasione. Vuoi la pace? Non giudicare in cuor tuo nessuno meritevole di condanna. Vuoi la pace? Mantieni un po' di ordine nella tua vita. Vuoi la pace? Cerca con una certa regolarità un po' di tranquillità e silenzio. Vuoi la pace? Appena puoi, dopo una lite, cerca un minimo di accordo e di dialogo. Vuoi la pace? Lavora realmente per una più alta qualità della vita e non solo per il progresso effimero. Vuoi la pace? Riposati e canta al Signore. Riempiti di energie spirituali e di momenti di gioco. Vuoi la pace? Dedicati umilmente ogni giorno e senza nulla aspettarti a chi ha bisogno di te, meglio se non è della tua famiglia. Vuoi la pace? Prega il Signore e non chiacchierare. Non dire nulla di cui non sei assolutamente certo e che non sia veramente bello e buono. Vuoi la pace? Ascolta in silenzio e non calunniare. Vuoi la pace? Cerca di essere giusto, a costo di rimetterci di persona. Vuoi la pace? Apri la mano, anche quando ti verrebbe da chiuderla a pugno. Vuoi la pace? Smetti di cercarla. Lasciati afferrare da lei. Con tutto il cuore ti rendo grazie, Signore.